Allora, stiamo facendo il lavorato all'olio, che sarebbe il pane all'olio. Quindi cosa iniziamo cosa abbiamo preparato? Lo facciamo ovviamente con la pasta madre che abbiamo già anche rinfrescato. Noi facciamo mezzo chilo di impasto. Quindi prendiamo 500 g di farina tipo 00, acqua e olio, quindi 250 g di acqua e 25 g di olio. Poi qui abbiamo il sale 10 grammi, poi abbiamo lo zucchero che ce ne abbiamo messo 5 grammi e qui di pasta madre che abbiamo messo 75 grammi su mezzo chilo. Su un chilo ne mettete la pasta. Vabbè, iniziamo a fare la nostra pasta. Ovviamente noi utilizziamo la nostra planetaria. Quindi mettiamo le cose che almeno vedete anche l'interno. Nella macchina iniziamo a mettere la farina. Va bene? Il nostro lievito spezzettato. Ok, poi aggiungiamo lo zucchero, qua mi serve un cucchiaino per te, lo zucchero. Ok, adesso aggiungiamo 5 grammi di zucchero. Al posto dello zucchero, su questo tipo di ricetta dovreste mettere 20 grammi di madre bianca, che è un acidificante e anche un miglioratore sulla lievitazione. Dopo aggiungiamo l'olio e l'acqua. L'acqua. L'olio e l'acqua. Ok. E azioniamo a velocità 1 per 3 minuti. A dopo. Ok. Dopo essere passati 3 minuti andiamo ad aggiungere 10 grammi di sale e lasciamo incorporare lasciamo girare ancora la macchina per 6 minuti in seconda velocità. Ok, il nostro impasto è pronto. Stacchiamo la macchina. Ok, vabbè, si è legato tutto al gancio, se avete il gancio a spirale o le macchine, quelle a spirale, quelle professionali che abbiamo, che hanno nelle scuole. Ok, stacchiamo l'impasto dalla nostra ciotola della planetaria. Aspettate, no. Prima di staccare l'impasto, una ciotolina con l'olio extravergine. L'olio è fondamentale, principalmente su quello extravergine, perché dà elasticità. E adesso andremo a mettere il nostro impasto, bello elastico, adesso ti faccio vedere se è bello incordato. Se è bello incordato, la maglia fa il velo, nel senso che fa vedere le dita, diventa trasparente e fa vedere. Adesso andremo a perlare in questo modo e le lasciamo riposare 30 minuti per poi fare un giro di piega. Ci vediamo dopo. Oh. Allora, dopo aver fatto la mezz'ora di riposo del nostro impasto e risulta un leggermente lievitato, andremo a fare le pieghe. Quindi prendiamo un lembo e lo portiamo al centro e lo facciamo così per un giro.
Adesso vi faccio vedere il primo giro. E poi questo procedimento qua lo si fa per 3 volte. Ok. Lo giriamo. E adesso ci vediamo tra mezz'ora. Allora, andiamo a fare l'ultimo giro di pieghe per rinforzare la pasta. In questo modo. Allora, dopo aver fatto il nostro giro di pieghe, non lo lasciamo più 30 minuti a riposare, ma adesso 3 ore. Dopo le 3 ore, un altro giro di pieghe e lo lasciamo lievitare 8 ore. Quindi ci vediamo dopo. Allora, dopo, ieri sera, dopo le 3 ore, abbiamo fatto un altro giro di pieghe. Dopo aver fatto il giro di pieghe abbiamo fatto lasciare 8-9 ore il nostro impasto. È triplicato. E quindi adesso l'abbiamo fatto anche lasciare 10 minuti a temperatura ambiente. E adesso un'ora in cella di lievitazione o nel forno a 23-25 gradi. Quindi adesso ci vedremo tra un'ora. Ok. Dopo aver fatto un'ora di lievitazione in cella o nel forno, il nostro pane, il nostro impasto, ha triplicato, anche quartuplicato il suo volume. Quindi ho spolverato il nostro banco da lavoro e andremo adesso a rovesciare il nostro impasto sul tavolo. Eccolo qua, ha fermentato bene, quindi adesso andremo a fare delle palline di 50 grammi all'uno e la mettiamo su una teglia con della placca forno e lasciamo riposare ancora un'ora in cella o nel forno. Quindi andiamo a fare adesso le nostre palline di 50 grammi. Se voi avete fatto un impasto di 3-4 kg potete fare anche 200 grammi a pane, a panetto. Quindi me manca di più. Ok, e dopo nelle parti in cui non c'è farina sul nostro tavolo andiamo a fare la nostra pallina liscia e omogenea. Quindi adesso ci vediamo dopo quando ho fatto tutte le palline. Dopo aver fatto l'ultima lievitazione abbiamo messo il forno a 240, potete anche metterlo a 230 gradi, per 15-20 minuti. Noi abbiamo già cotto, quindi noi adesso li abbiamo messi 6 in un canovaccio che li copriamo perché li vogliamo morbidi. E 3, a parte questo piccolino che vabbè fa niente, li abbiamo messi in un piatto che li facciamo croccanti. Quindi ci vediamo dopo per fare la prova d'assaggio per vedere morbidi e croccanti. Ok, ne abbiamo aperto uno per farvi vedere che con il lievito madre siamo riusciti a fare un pane e guardate che bei alveoli. Adesso faremo la prova assaggio. Eccomi. Cotto e mangiato. Allora, è croccante perché a me piacciono le cose croccanti ed è morbidissimo all'interno. Quindi vi suggerisco tantissimo di farlo. Ci vediamo alla prossima ricetta. Allora, questo è il pane, quello morbido, bello spugnoso, e ritorna indietro. Ovviamente c'è ancora un po' di crosta. Beh.
ci metto